Siccome io sono un inguaribile ottimista, sono uno che quando fu eletto per la prima volta sindaco della mia città, essendo la mia città all'ultimo posto nella graduatoria della vivibilità delle città italiane, pensai immediatamente: se alla fine del mio mandato avrò fatto proprio male, lascio le cose come stanno, perché indietro non si può andare. Quindi ho tutto da guadagnare cercando di recuperare posizioni. Rispetto alla questione che lei pone, io cerco di vederci sempre il lato positivo. E qual è il lato positivo? È vero che c'è competizione, come c'è competizione tra i paesi, tra gli stati, c'è anche competizione tra i territori. C'è competizione sicuramente tra la Puglia e la Sicilia, tra Verona e Palermo, piuttosto che non Venezia. E guardate, è sempre di più così. Mentre prima la competizione era tra le aziende e le imprese, oggi è sempre di più la competizione tra territori, tra distretti, tra sistemi locali. Vince nel mondo della competizione un sistema locale, in cui c'è naturalmente l'amministrazione pubblica, in cui ci sono le imprese, in cui ci sono le infrastrutture, in cui ci sono i sistemi creditizi e soprattutto i sistemi formativi. Vince, per esempio, nel mondo globale chi ha le migliori università o i migliori sistemi di formazione. Ma non c'è solo una competizione tra territori. L'ottimista che è in me vede anche una possibilità di collaborazione. Allora, siccome nessuno ha tutto, per esempio, il fatto che la Cecenia, sfruttando una congiuntura sfavorevole, perché è ovvio che naturalmente all'inizio le sanzioni un po' di problemi ovviamente li creano, sicuramente a chi le riceve e, come abbiamo detto, anche a chi le fa, a chi le mette in essere le sanzioni. Io vedo che e penso che oltre al disagio della fase di avvio ci può essere anche una possibilità di collaborazione. Per esempio, la mia terra, dal punto di vista dei prodotti agricoli, ha sicuramente sviluppato in questi anni delle punte di eccellenza. Il distretto dell'Etna, il più grande vulcano attivo d'Europa, che è un patrimonio straordinario dal punto di vista delle biodiversità, sia nel campo naturalmente animale, sia nel campo vegetale, sia nel campo minerale, ha fatto dei passi avanti giganteschi, per esempio, nel campo della viticoltura e dei vini, nel campo dell'olio. Il 90% della produzione mondiale di arance a polpa rossa, il tarocco, sanguinello, moro, viene dal distretto della Sicilia sudorientale. Noi possiamo sicuramente, diciamo, mettere a disposizione e collaborare con una terra che ha aperto grandi prospettive come la Cecenia e non solo nel campo delle nostre eccellenze, e siamo molto interessati anche a ricevere la tecnologia con la quale loro sono andati avanti. Forse non molti sanno che uno dei prodotti agricoli più conosciuti del nostro paese, che è il pomodoro di Pachino, che è un pomodoro straordinariamente con un indice di zuccheri presenti che è paragonabile a quello di una frutta molto dolce, e quello viene sostanzialmente da un'esperienza che era nata in un altro paese, in Israele, e che, trasferita e arricchitasi nelle condizioni climatiche e di terra della mia regione, ha prodotto delle cose straordinarie. Allora, voglio provare a dire che tra sistemi locali c'è anche una straordinaria capacità di collaborazione. E l'ottimista che è in me dice che le sanzioni finiranno e non possono non finire, e io auspico che finiscono rapidamente. Le comunità locali, i comuni e le regioni hanno la possibilità di partire, di pensare, di vedere lontano, già immaginando occasioni di cooperazione che vanno esattamente nel senso che dicevo poco fa. Ecco la ragione per la quale sto, con l'aiuto straordinario del professor Fallico, non potrei non ringraziarlo anch'io, innanzitutto per avermi dato l'opportunità di partecipare a queste interessantissime 2 giornate, ma anche perché, vedete, mentre in autunno si fa qui a Verona la sezione principale, in primavera si fa una piccola sezione di un giorno soltanto, ma molto vivace e interessante, nella mia terra, in Sicilia. E
e sono molto interessato a verificare concretamente possibilità di collaborazione ulteriore. Stiamo studiando la possibilità di una collaborazione privilegiata con una città russa, anch'essa come la nostra sede di un'antica università, ma non per fare i vecchi gemellaggi di una volta, per cercare di capire occasioni concrete di collaborazione. A che cosa penso? Ho sentito, per esempio, con grande interesse, sia in Russia, ma abbiamo anche guardato in questi giorni a quello che è accaduto anche in altri paesi come la Cina, siamo molto interessati a stabilire rapporti di collaborazione tra università, a mandare i nostri ragazzi a perfezionarsi in alcune materie in università dell'Eurasia e a ricevere ragazzi russi o di altri paesi dell'Eurasia nella nostra università. Siamo pronti a scambiare occasioni di collaborazione tra i centri di ricerca che abbiamo e che hanno prodotto in una terra come la Sicilia, che non è nota per la sua capacità anche industriale, ma che ha nel distretto dell'Etna Valley una punta di eccellenza dell'industria italiana nel campo della microelettronica. Siamo molto interessati a capire e a vedere di far partire insieme occasioni di collaborazione anche in quest'ambito. Ecco la ragione per la quale un'occasione come quella di oggi per me è un'occasione particolarmente fortunata e utile.